Oggi la cucina di aioli e porcino sforna una bellissima torta alle pesche noci. 500 g di pesche noci, 3,70 di farina, un pizzico di sale, 2,50 di latte, 2 uova, del burro 170 g, un limone non trattato, 150 g di zucchero e del lievito per dolce una bustina. Grattugiamo la scorza del limone. Una volta finito, spremiamo tutto il limone. Ci servirà in due occasioni. Adesso prendiamo le pesche noci e le tagliamo a fettine come più volete. Aggiungiamo adesso il limone e aggiungiamo anche un cucchiaio dello zucchero totale. Ok, lasciamo riposare. Adesso lavoriamo il burro, che deve essere a temperatura ambiente, con lo zucchero. Dopodiché aggiungiamo il latte, il succo di limone, le uova e un pizzico di sale. Andiamo a lavorare. Bene, che bello. Adesso aggiungiamo il lievito e la farina, che devono essere setacciate. Andiamo a formare un bel impasto e aggiungiamo circa 3 cucchiai del succo delle pesche noci. Questo è veramente una chicca, perché servirà per dare maggior profumo alla torta e maggiore sofficezza. Si può dire sofficezza? Ok. Andiamo a lavorare, dopodiché mettiamo dentro uno stampo che deve essere imburrato e infarinato. Ecco, adesso sistemiamo le fette di pesche noci. A questo punto largo alla fantasia, fate come più volete. Io le ho messe così un po' a caso, però se volete metterla girandola, come volete. Dopodiché andiamo a infornare a 180 gradi per 40 minuti circa, e questo è il risultato. Stra buonissimo. Seguiteci, lasciate un like e un commento. Ciao!